Amici di Play Inside, bentornati su Far Cry 5. Ragazzi, il gioco ci ha rapito letteralmente per la sua modalità co-op. Ragazzi, guardate che bella Midna. E guardate che bello Raiden. Beh, io più o meno, faccio quello che posso. Mi hai vestito tu, vogliamo dirlo che mi ha vestito lei così, perché io non mi sarei mai abbigliato in questo modo. O forse sì. Abbiamo due schermi qui dinanzi, giustamente, sì. E io ogni tanto guarderò nel suo per vedere come sono abbigliato. Molto bene, oggi proveremo a raggiungere la fine della mappa da un lato, che adesso vedremo, da ovest, est, nord, sud, con l'elicottero, un aereo, comunque un mezzo volante. Vedremo che cosa succede. Esatto, potremmo chiamare Adelaide. Chiamiamo Adelaide. L'elicottero, che no? Tra l'altro è una MILF, niente male, vogliamo dirlo. Beh, non è così eccezionale. Comunque direi di chiamarla. Sta arrivando, la sento. Dai, sta atterrando. Ok. Perché c'è il filo. Non ci ho fatto caso che ci fosse il filo. Ok, ce l'abbiamo. È andata bene. Tutto molto bene. Adesso fammelo portare a me. Fammelo portare. Grazie. Il tuo elicottero lo prendo io. È rosa, non so se hai visto. Oh, l'elicottero rosa. Adesso dobbiamo dirigerci verso la fine della mappa e direi di farlo procedendo verso una direzione non precisa, però vediamo. Ma magari l'hai imposto, dai. Tieniti alto, eh. Mi tengo alto, va bene. Perché qui secondo me, ragazzi, prevedo, no, il futuro. Sì. Secondo me ci sarà un'esplosione. Questo video sarà una bomba, ragazzi. Finirà con una bomba. Ma non è detto. Non è detto. Attenzione, perché nel frattempo stiamo ammirando la vegetazione, un po' di pop-up se vogliamo. Ma quello è un problema di cui abbiamo parlato in sede di recensione. A proposito, se non avete ancora visto la nostra recensione, ragazzi, fatelo qui sotto. Trovate il link in descrizione. Ma che cazzo sta facendo lei? Niente, perché? Tu ignorala. Girati, vedi cosa sta facendo? Ma mica è con noi, è rimasta lì a terra. Ah, sta subendo colpi da... Siamo quasi alla fine della mappa, ma secondo me si può andare oltre. Vediamo. Vediamo. Beh, ma continua o no? Vediamo, secondo me però continua. Questo, il fatto che vibri tutto è normale. Ah, sì? Vediamo. Fuori dai limiti, va bene però, però. Torna prima del rientro. No, no, fammi continuare. E se mi butto qua adesso? Oh. No, ho sbagliato, mi sono buttata. Oh no, mi ha fatto respawnare prima che mi buttassi. Quindi noi siamo esattamente in questo punto. Ecco, e praticamente, nonostante in realtà il mondo di gioco, l'hai visto che c'è, ci fa tornare indietro. E io ti vedo da qua. Vedi, guarda, c'è il mondo di gioco, magari è vuoto, ovviamente è vuoto, però ci fa tornare indietro. Io direi allora di, per la frustrazione ovviamente, schiantarci proprio nella zona. Oh, guardate che brutta cosa, che ricomincia proprio da qui. L'avevamo già provato questa cosa in Watch Dogs 2, cioè che cosa succede se si va alla fine della mappa. Sì, questa e cosa più o meno la facciamo un po' in tutti i giochi. Ricordate anche in Watch Dogs 1 invece si rimbalzava contro un muro invisibile. Wow, fantastico. Perché? Voglio vedere se riesco a schiantarmi. Vediamo se ci si riesce a schiantare. Lì c'è un deltaplano tra. Perché in realtà sono talmente facili da portare questi mezzi che non avete bisogno di chissà quali abilità. Però voglio vedere come schiantarsi. Ma tu hai aperto la tuta alare? Non si schianta mai. Attenzione, attenzione, attenzione. Dai! No, dai! No, ragazzi, no, no, no. Questa cosa è deludente. Vediamo, vediamo, vediamo. Ma non si rovina mai questo mezzo, vediamo. Io cerco di raggiungerti, ma è impossibile. Sto cercando di spaccare. Ti vedo da là. Però non muoio ancora, ragazzi. Non ti vedo perché sei salito troppo in alto. Facciamo che esco dal veicolo, ok? No! No, no, vieni qua, vieni qua. La piccola creatura di Adelaide. Vieni qua, vieni qua. Fermo, stai fermo. Ok, si è fermato. Spingi, spingi, vediamo. Oh. Oh. Ma non lo vedo io da qua. Oh. Cazzo. No, sei morto. Vabbè, io direi che visto che abbiamo appurato che tutto sommato la fine della mappa non è tangibile nel gioco, possiamo dedicarci all'arcade. Ma sì, facciamo un arcade. Ragazzi, Far Cry Arcade è quanto di più bello potenzialmente possa esistere. Però finora le mappe che hanno fatto gli utenti non è che siano eccezionali. Ma noi proviamo a farle. L'avamposto Welcome to Elk Lodge. No. Ok, facciamo questo. Molto bene, scegliamo la nostra dotazione, che è una pistola silenziata giocattolo in realtà. Però ci basterà. No, no, dico che non ci basterà.
secondo me dovremmo attrezzarci meglio. Attenzione, perché è molto lugubre qui. Attenzione, perché abbiamo pure i medikit e le corazze. È tutto rosso. Io prendo l'altra pistolazza. Possiamo salire sull'auto? Sì, andiamo. Ti aspetto qui. Forza, vieni. Forza, sali. Sono sexy o no? No, per nulla. Assolutamente no. Ragazzi, questo è un clima horror, diciamo. Ho capito, però stavo spegnendo l'autoradio. Come guida Raiden. Okay. Quello è horror tutti i giorni. Ok, ecco i nostri primi. Ma non sono zombie, ovviamente. Minchia, scusate un attimo, devo fare manovra. È il mio primo giorno, mi dia primero. Ci sta una vita a ricaricare, porca. Che palle. Li stai ammazzando tu nel frattempo? Qualcuno sì. E questa qui? Ok, te la sei fatta sfuggire. Questa è morto in maniera abbastanza strana. Oh, stupida, madonna, l'ho fatto un headshot che neanche io so come ho fatto. E infatti non l'hai fatto. Ok, ok, sono abbastanza resistenti questi, non muoiono subitissimo. Oh, ecco, ecco, l'ho visto bene. Anche se dovremmo headshotarli, cara Maidena. Ok, ho headshotato il cecchino che era sul tetto. Molto bene, molto tutt'altro che headshotato, ma va bene anche così. Ma dove l'hai preso il mitra? L'ho rubato a uno che ce l'aveva, no? È chiaro. Ok, fucile, ho preso il fucile. Occhio che c'è un lanciafiamme. Oh mio Dio. Che figlio di puttana. Buona mano? Tu dici? Direi di sì. Ok, ucciso. L'hai fatto esplodere. Sì, fatto esplodere. Usiamo il kit medico, in realtà. Ma volevo semplicemente... preso fuoco. Volevo semplicemente togliermi dalle balle il fuoco, ma va bene così. Le abbiamo uccisi tutte, ne mancano 5. No, sono gli angeli questi. Ho capito, ma basta headshotarli ed è fatta. Basta anche levarsi dal cazzo mentre io sto... Raiden cosa? E c'avevi uno alle spalle. Ma tu sei viva? È vegeta. Ok. c'è un cecchinazzo o è pioggia? È pioggia. Pensavo fosse il radar del cecchino. Sono fermi questi angeli. Sì, andiamole a prendere perché... Molto brava Maidra. Cioè, non so che cosa tu abbia fatto di preciso, però molto brava. Li ho ammazzati. Cazzo, io me ne scappo. Difendimi tu, Maidra, come fa ogni donna col proprio uomo? Che difende dagli angeli. Mi pare che ti abbia... Dai, però... Aiuto! Non muoiono facilmente. Si sa. Grande! Grande Maid, un obiettivo completato. Tutti i nemici eliminati. Beh, non era male questo... Non era male. Questo percorso, questa mappa, diciamo. Dai, direi che tutto sommato mi piace se l'è meritato oppure no. Ma sì, se ci fosse tipo la faccina così... Sarebbe puoi stato anche meglio. Saltare la valutazione, ma non mi pare. Ma io la volevo dare. Comunque c'era, ci stava, no? Questa, ci stava, questa ci stava. Vorremmo portarne tanti altri. E quindi ragazzi, noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ciao.